Amici, l'associazione di Cosimo, che tramite Rugby Smart, che praticamente sarebbe una pratica di ragazzi neozelandesi, c'è questa possibilità per non far sì appunto che vengano, che non accadano più questi infortuni. Il rugby per me è praticamente, ce l'ho nel sangue, ho delle tradizioni familiari anche che mi hanno fatto appunto avvicinare a questo sport, e appunto lo associo tantissimo anche per quanto riguarda poi i Vigili del Fuoco, perché la squadra, uno spirito di sacrificio anche per il prossimo, per il compagno, per una serie di cose, quindi vedo molto in simbiosi queste due realtà. Ho iniziato a giocare nelle mie prime partite a 12 anni, i primi tornei si ricordano poi tantissimo, poi pian piano la cosa è diventata un po' più importante, e le prime partite un po' più serie, le prime nazionali, a 14-15 anni ero già nel giro della nazionale, bello perché comunque è uno sport che praticamente ti prende tantissimo, poi si ha l'opportunità di conoscere tantissima gente in qualsiasi settore, rivedi i giocatori anche poi a distanza di tempo, ti fa veramente piacere poi rincontrarli. E dai 18-19 anni poi ho iniziato appunto per una decina d'anni a fare giocatore per quanto riguardava anche a livello internazionale, ho avuto l'opportunità, la fortuna anche di fare il mondiale in Sudafrica nel 95, cose secondo me che sono veramente indimenticabili. E poi appunto l'altra fila è andata avanti con le varie tournée, le varie partite internazionali di livello molto molto alto, quindi incontrando le squadre più forti a livello mondiale, Sudafrica, no? Sudafrica. Ho avuto l'opportunità anche di fare poi sei nazioni, sia con la nazionale A che qualche partita con la maggiore, e anche lì è veramente bello. Una partita che mi è rimasta, diciamo, maggiormente impressa per quanto riguarda la nazionale è la partita che abbiamo vinto con la nazionale A in Scozia 4-5 anni fa.